Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. A Palermo causa diossina, ordinanza del sindaco La Galla. Niente uova, carne e formaggi fino a Ferragosto per 80.000 persone che vivono nell'area della discarica di Bellolampo. Dopo l'incendio gli animali potrebbero avere ingerito mangime con tracce della sostanza nociva. Nonostante i roghi e gli altri disagi, Palermo continua a essere una meta ambita dai turisti, alberghi e ristoranti affollati. I tassisti dichiarano un aumento dell'attività. Fontana Rossa incubo senza fine, viaggiatori sfiniti tra voli cancellati e dirottati, lunghe attese sotto il sole e poche informazioni. A rifocillare i viaggiatori, i volontari della Protezione Civile. Lo scrittore Carlo Lucarelli, protagonista favignana del Festival del Noir, racconto intrighi partendo dalla Sicilia. Viaggio nel tempo all'interno dei saloni di Palazzo Arezzo di Donna Fugata. Riemerge 86 anni dopo un servizio da tavola settecentesco utilizzato anche da Mussolini. Catania ancora a caccia di giocatori per completare l'organico. A Zafferana visita di Francesco Lodi, l'ex capitano che si è ritirato dopo la promozione dello scorso anno. Diossina a Palermo, niente carne, uova e latticini almeno fino a Ferragosto per 80.000 cittadini nell'area di 4 km che circonda la discarica di Bellolampo, teatro dell'incendio durato giorni. Tra le prime reazioni quella di Coldiretti che chiede ristori. Manlio Viola. Da Bellolampo a Borgo Nuovo, da Cruillas al CEP, da Contrada in Serra fino alla provincia della città, il paese di Torretta, parte del comune di Capaci, Isola delle Femmine. Sono i territori del palermitano coinvolti nell'allarme diossina scattato dopo le verifiche dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, sulle emissioni inquinanti dovute agli incendi che hanno devastato buona parte della città e della provincia di Palermo dalla sera di domenica 23 luglio scorso fino a tutto martedì 25. La diossina è stata rilevata dalle centrali ARPA ed è probabilmente frutto principalmente dell'incendio della discarica di Bellolampo che ha bruciato anche oltre martedì, ma non soltanto di quello. Le fiamme hanno devastato infatti vaste aree intorno a Palermo. Ci sono zone della città dove i livelli di diossina hanno raggiunto 9 volte la normale concentrazione di un centro urbano. Adesso l'aria è pulita e respirabile, i problemi restano però per gli alimenti dove si potrebbe essere depositata la diossina. Il comune dunque corre ai ripari, lo fa con un'ordinanza urgente firmata ieri sera dal sindaco Roberto La Galla, dopo parecchie pressioni anche delle associazioni dei consumatori in questo senso. I veterinari dell'ASP controlleranno adesso le mandrie che vengono allevate in alcune delle zone interessate e il latte da loro prodotto. Verifiche che dureranno da 4 a 7 giorni, mentre il richiamo alla prudenza vale per 2 settimane nell'ordinanza. Nel frattempo, divieto di vendita di carne, latte e uova prodotti nell'area coinvolta dalle emissioni. Un cerchio di 4 km che va da Palermo fino alla provincia nord, quindi a Isola delle Femmine e Capaci. Attenzione anche a frutta e verdura che vanno lavate bene prima di consumarle. I controlli a tappeto invece saranno effettuati nell'area della città e della provincia coinvolta, non in altre zone. Solo dopo cesserà l'allarme e con esso il divieto di vendita e i consigli prudenziali al consumo fin qui diramati. Tuttavia a Palermo la stagione turistica procede a gonfie vele, alberghi pieni, ristoranti affollati. I disagi negli aeroporti non stanno incidendo sull'affluenza dei vacanzieri. Marco Gullà. A Palermo tutto a posto. No, non è il titolo di un film, bensì la sintesi di questo segmento di una particolare stagione turistica. I disagi aeroportuali non stanno incidendo sull'affluenza di turisti nel capoluogo. Anzi, sentendo questo tassista palermitano, il lavoro è addirittura aumentato. Nel settore dei taxi quest'anno si è lavorato. All'aeroporto chiuso di Catania c'è stato un afflusso di lavoro. È aumentato. L'aeroporto Falcone Borsellino fino a poco fa, che era l'aeroporto, era strapieno di persone, strapieno. E in effetti, facendo un giro per le vie turistiche della città, pur essendo ancora mattina, ci sono tantissimi turisti. Chiediamo loro se hanno avuto disagi nel raggiungere Palermo, ma la risposta è praticamente univoca. No, nessun tipo di disagio. No, fortunatamente ci siamo mossi sempre un giorno prima, ma per caso. E tutti i mezzi che abbiamo preso e le strade erano fortunatamente accessibili e senza nessun problema. No, nessun disagio. Sì, vabbè, bisogna un po' adattarsi
a cercare le linee, per esempio, per andare a Monreale, così andarci con gli autobus. Ieri infatti siamo andati a Mondello, ma col bus coperto, perché vabbè, con gli autobus era un po' troppo difficile dal centro storico, poi bisogna cambiare due autobus. No, dico, però per raggiungere proprio Palermo. No, Palermo, sì, benissimo, sì, nessun disagio. Per niente, con la nave siamo partiti da Napoli, arrivati, vabbè, con 8 ore di viaggio. Siamo scesi e poi tenevamo l'albergo al centro. Alberghi pieni, ristoranti da tutto esaurito, posti solo su prenotazione. L'altra faccia del turismo siciliano che, nonostante l'emergenza incendi, ha avuto un picco proprio in questi ultimi giorni. Disagi senza fine a Fontanarossa, anche oggi voli cancellati e dirottati, lunghe attese sotto il sole, poche informazioni in aerostazione. A rifocillare i viaggiatori, i volontari della Protezione Civile. Simona Mazzone. È uno schifo totale, guardi, veramente. Siamo proprio... Mai più, guardi, mai più in Sicilia. Ci hanno rovinato le vacanze. A 2 settimane dall'incendio la situazione a Fontanarossa non è cambiata. I passeggeri continuano a vivere un'odissea. Persone e bagagli ammassati in attesa di notizie che non arrivano. Occhi fissi sul tabellone, l'unica fonte di informazione per chi deve partire dall'aeroporto internazionale di Catania. Speriamo che si parte, speriamo, chi lo sa. È pure difficile avvicinarsi lì per capire se dobbiamo fare il check-in o non dobbiamo fare il check-in. Non c'è scritto niente sul tabellone. Nessuno vi dà informazioni? Io non riesco a capire a chi chiedere. Dobbiamo aspettare dei ragazzi che arrivano da Napoli alle 4.35, quindi l'autobus dovrebbe partire alle 5:15. Il condizionale è d'obbligo? Infatti, e non sappiamo se arriveranno in tempo. Speriamo sia puntuale, perché è l'unico che manca verso Roma Fiumicino. Chi dorme, chi legge, chi cerca notizie sul cellulare e chi preferisce fare una partita a carte. Tanto sono lunghi i tempi di attesa. Troppo caldo nella tensostruttura, nonostante l'ambiente condizionato. E all'esterno pochi posti a sedere. Questa donna spagnola in gravidanza attende in piedi, non trova posto, è stanca. Passeggeri disorientati, stremati, piegati da troppe ore di viaggio. 4 ore per arrivare da Bergamo. Siamo partiti con 2 ore di ritardo, siamo partiti. E arrivati qui cosa è successo? Abbiamo aspettato quasi mezz'ora sull'aereo per darci i bagagli. E in questa situazione di estremo disagio c'è anche chi ci specula come è accaduto a questi ragazzi. Sì, siamo arrabbiati perché il costo del pullman teoria sarebbe 6,20 euro. E facendo il conto siamo 5 compagni, sono 31 euro. Quando siamo andati lì cos'è che ci hanno chiesto? 38 euro? 38 euro. Per fortuna a rifocillare la gente ci pensa la Protezione Civile del gruppo Agesci. Almeno li rinfreschiamo con un pochettino d'acqua, questo sì, che viene data appunto dal Dipartimento di Protezione Civile regionale gratuitamente e la stiamo dando a tutti. Tra i passeggeri c'è chi ha definito questa situazione roba da terzo mondo e il disagio permane senza una data che annunci il ripristino totale dello scalo. E l'emergenza Fontanarossa mette in ginocchio il turismo in tutta la Sicilia orientale. 40% di rinunce solo negli alberghi, chiesta dagli addetti una campagna mediatica. Giusy Lazzar. Doveva essere un anno record per il turismo siciliano ed è bastato l'incendio nell'aeroporto di Catania per rimettere tutto in discussione e far emergere la fragilità della Sicilia. Arrivano le disdette, i centralini degli alberghi registrano la crisi del turismo. Aeroporti nel caos, con Catania ancora regime ridotto, caldo e incendi hanno flagellato il territorio, fragile per incuria e poca attenzione di istituzioni e privati. Un mix micidiale che fa registrare il 40% delle rinunce negli alberghi, soprattutto sul versante orientale dell'isola. E non ci stanno gli operatori del settore dell'accoglienza e dei B&B. È una Sicilia di cartapesta. Quella che stiamo veicolando a livello internazionale della nostra Sicilia. Un operatore tedesco proprio venerdì scorso mi ha telefonato dicendomi cosa sta succedendo in Sicilia e non soltanto i disagi dovuti alla mancanza dell'apertura dell'aeroporto di Catania. A questi si assommano gli altri guai e tutto questo crea sicuramente uno scoraggiamento ai turisti che avevano già prenotato una vacanza, soprattutto nella parte orientale. Le isole minori soffrono ancora di più per Federalberghi, che chiede anche l'avvio di una campagna mediatica.
Una campagna per rilanciare l'immagine della Sicilia, per tentare di salvare il salvabile, ovvero quello che rimane del mese di agosto e poi settembre-ottobre. Già arrivare da noi è complesso, nel momento in cui hai anche le criticità inerenti all'aeroporto, la componente logistica che già è pesante e sfavorevole diventa veramente insormontabile. Il Consiglio dei Ministri ha stanziato 10 milioni per i viaggiatori che hanno perso il volo da Fontanarossa. Vandali a Torre Faro, la famosa spiaggia nel Messinese. Ignoti hanno distrutto l'impianto di irrigazione e le piante. La spiaggia è piena di rifiuti malgrado i contenitori della differenziata a pochi passi. La denuncia è del sindaco di Messina, Basile. Momenti di paura a Macari, la nota località turistica a San Vito Lo Capo nel Trapanese. Una barca a vela ha preso fuoco, come vedete nelle immagini, sprigionando un intenso fumo nero visibile da tutto il golfo. La coppia che era a bordo è stata soccorsa da un diportista in transito. Leggermente ferito un membro dell'equipaggio. Sul posto la guardia costiera e un motoscafo dei vigili del fuoco che ha spento il rogo subito dopo. L'imbarcazione è affondata. Due morti e una donna in gravissime condizioni e il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio. Due morti e una donna in gravissime condizioni e il bilancio, appunto, dicevamo, di un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla statale Caltanissetta-Gela all'altezza del viadotto di Capodarso. Le tre persone coinvolte erano a bordo di due auto che per cause ancora da accertare si sono scontrate. Le due vittime sono un anziano di circa 70 anni e un giovane intorno ai 30. E a Catania invece il corpo di una donna senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco sugli scogli sotto la stazione centrale. Potrebbe trattarsi della giovane scomparsa 4 giorni fa. Ignote le cause della morte. Il corpo è stato consegnato alla guardia costiera per i necessari accertamenti. Il comandante di un peschereccio tunisino e tre membri dell'equipaggio sono stati arrestati dalla polizia di Agrigento con l'accusa di pirateria marittima per aver depredato numerosi barchini partiti da Sfax in Tunisia con a bordo decina di migranti. Intanto altri 84 profughi sono stati soccorsi dalla guardia costiera e trasportati a Lampedusa. E cambiamo argomento, c'era anche Carlo Lucarelli al Festival del Noir Mediterraneo svoltosi a Favignana. Grande folla, soddisfatti gli organizzatori che progettano già una nuova edizione di respiro europeo. Ironico e ammirato l'intervento dello scrittore intervistato da Giancarlo De Cataldo. Laura Spanò. Sold out a Favignana per l'ultimo appuntamento della seconda edizione del Festival del Noir Mediterraneo. Giancarlo De Cataldo, curatore della rassegna, ha dialogato con Carlo Lucarelli. Davanti a una platea attenta e numerosa all'interno dell'ex tornara di Favignana, lo scrittore emiliano ha raccontato dei suoi tanti gialli e dei suoi personaggi come l'ispettore Coliandro, il commissario De Luca, diventati un cult della televisione, ponendo l'accento però su una delle cose belle di chi fa il suo mestiere, poter incontrare lettori, così come è accaduto a Favignana. Quando lo si può fare in un posto che è un posto meraviglioso, che è un pezzo di paradiso come Favignana, allora proprio mi fa pensare che ho scelto il mestiere giusto. Io ho raccontato tanti aspetti, no, della Sicilia, ovviamente io mi occupo soltanto delle cose brutte, per cui un posto meraviglioso io vado a rompere le scatole guardando quella che è la metà oscura. E ho raccontato di tanti intrighi, di mafia ovviamente, di intrecci diabolici con il potere, con i servizi segreti. Devo dire però che è una cosa che poi ho fatto per tutto il resto dell'Italia, è una caratteristica del nostro paese questo. E della Sicilia sicuramente resta la capacità, secondo me, di reagire a certe cose. Un dialogo interessante, quello tra Lucarelli e De Cataldo, che ha confermato ancora una volta il grande valore culturale e sociale del Festival del Noir Mediterraneo. E già si pensa alla terza edizione, addirittura di respiro europeo, vista la grande partecipazione e interesse da parte del pubblico. Un viaggio nel tempo nei saloni di Palazzo Arezzo di Donna Fugata e la storia di un servizio da tavola settecentesco tornato a impreziosire una sfarzosa tavola dopo 86 anni. Veronica Barbarino. Un viaggio nel tempo all'interno dei saloni di Palazzo Arezzo di Donna Fugata e la storia di un servizio da tavola settecentesco prestato nel 1937 al podestà per accogliere al meglio Benito Mussolini e poi murato alla caduta del regime per paura che potesse essere distrutto.
È in mostra a Ragusa Ibla il servizio 9 di Bassano, tornato protagonista su una sfarzosa tavola dopo 86 anni. I proprietari del palazzo hanno infatti ricostruito la storia, quasi dimenticata, tra gli archivi di famiglia, liberando dalla polvere dietro un'intercapedine della casa la preziosa collezione di maioliche. Servizio 9 di Bassano, che è il servizio imponente della tavola più elegante, fu prestato nel 1937 quando Benito Mussolini fece la sua ultima visita siciliana. La prefettura di Ragusa chiese alla famiglia Donna Fugata in prestito questo servizio, che ebbe poi una vicenda particolare che abbiamo voluto raccontare, perché caduto il fascismo, nella foga e nella paura che tutto quello che in qualche modo fosse stato contaminato dalla mano del duce potesse essere distrutto, la famiglia, forse in maniera poco coraggiosa, decise di murare questo servizio, e noi lo abbiamo smurato poco tempo fa per restituirlo appunto alla fruizione di tutti. Il percorso espositivo, tra eleganti tavole apparecchiate in alcuni dei saloni più belli del palazzo nobiliare, si conclude con una ulteriore sorpresa: una botola che porta i visitatori direttamente nel palco d'onore del Teatro Donna Fugata. Una breve pausa, tra poco lo sport. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, il Catania è al lavoro da una settimana, a Zafferana si è presentato Francesco Lodi che, dopo essersi ritirato dal calcio giocato, ha voluto incontrare gli ex compagni. Intanto restano ancora varie operazioni di mercato da fare per completare l'organico. Marco Carli. Una settimana di lavoro a Zafferana con l'organico ancora da completare. Il Catania comincia comunque a conoscere la filosofia di Tabiani. Allenamento fisico, ma anche il pallone, subito protagonisti in attesa dei colpi che possano definire la rosa e contribuire a formare l'ossatura della squadra che vuole recitare da protagonista nel campionato di Serie C. Mancano infatti il portiere, i difensori centrali e l'attaccante, ruoli decisivi nell'economia di un campionato. Il portiere, come già detto, è il primo in ordine di tempo. Del Frate, Dini e Furlani, nomi che si susseguono fra conferme e smentite. La società lavora a fare spenti per completare l'organico. C'è ancora tempo, le operazioni si chiudono al 1° di settembre e il campionato di C è destinato a slittare, ma il mercato è sempre un mediare fra il trovare la soluzione più giusta per budget e qualità del giocatore e renderla il più velocemente disponibile. Del portiere si diceva più complicata la situazione difensore, con Quaini si tratta, ma al momento la situazione appare di stallo. L'attaccante sarà probabilmente l'ultimo tassello in ordine di tempo. Intanto, insieme al vicepresidente Grella, Zafferana si è presentato anche Ciccio Lodi in abiti diversi dal solito, in giacca invece che in pantaloncini. Dopo 620 partite disputate e 150 gol segnati in carriera, l'ex numero 10 ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. È stato accolto come meritava dai dirigenti e dagli ex compagni. Una pagina di storia del Catania, e che storia, fra la Serie A e l'ultima impresa di appena qualche mese fa. Una visita importante che magari potrà portare nel futuro ad un ruolo, forse nel settore giovanile. Vedremo. Lodi potrebbe essere una risorsa, un ex giocatore che sente il rossazzurro come una seconda pelle, esempio di quel senso di appartenenza che la società ha tante volte ribadito di voler perseguire. E ora Marco Busetta, campione italiano di parapendio per la terza volta, l'ultimo titolo tricolore nel Matese. Le sue emozioni al microfono di Tonino De Mana. Il padre Angelo protagonista in campo, in panchina e nei nostri studi televisivi a raccontare calcio. Il figlio Marco che invece studia la terra, fa il geologo, ma si prende le sue soddisfazioni anche in cielo, fresco vincitore dell'ennesimo titolo italiano di parapendio. Marco Busetta, classe 82, vola alto e non potrebbe essere altrimenti, essendo allievo di Angelo D'Arrigo che ha persino volato con gli uccelli. D'Arrigo, scomparso tragicamente il 26 marzo 2006 a Comiso, sarebbe certamente fiero di Marco che ha seguito le sue orme, guidato da una passione per il volo che lo ha portato a raggiungere risultati agonistici inaspettati. 2 volte vice campione italiano, 3 volte campione, con l'ultimo titolo tricolore ottenuto nel Matese il 15 luglio. Desideravo tanto questo risultato e il livello è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, per cui è sempre più difficile raggiungere il podio e salire sui gradini più alti del podio. Un risultato maturato grazie all'esperienza accumulata in centinaia di ore di volo. Lasciare il gruppo, la sicurezza del gruppo per andare in fuga per una via magari diversa è un'emozione indescrivibile. Il cuore batte forte, l'adrenalina è al massimo e quindi è bellissimo.
bellissimo vincere così, mi piace vincere così. Pilota della nazionale italiana, campione mondiale a squadre in Macedonia nel 2019, Super Marco vuole abbattere altri record, come quello stabilito nella distanza, 217 km percorsi, con partenza da Gallo d'Oro sopra Retoianni ed arrivo a Sala Paruta nel Trapanese. Vola e fa volare Marco, che fa lezioni di parapendio e fa provare l'emozione del volo biposto. Vi aspetto per venire a provare l'emozione del volo con uno dei piloti del nostro team, qui a Letoianni, con Etna Fly. E per stasera ci fermiamo, grazie per l'attenzione e buona serata.